Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. La riforma della Costituzione è approdata oggi a Montecitorio per l'ultimo passaggio parlamentare. In aula l'intervento di Matteo Renzi che parla di giornata storica sul referendum confermativo di ottobre. Mi gioco tutto, dice, se perdo giusto lasciare. Poi la polemica con le opposizioni che per protesta hanno abbandonato l'aula. La democrazia, ha detto Renzi, non è scappare ma confrontarsi. Roberto Kinzeri. Un intervento in 25 punti per entrare nel merito della riforma. Matteo Renzi alla Camera per quello che definisce un fatto strepitoso per il Parlamento, la prima autoriforma della Repubblica. Dispiaciuto per l'assenza dell'opposizione. La campagna elettorale ci sarà dopo, dice, lì ci divertiamo. Ottobre o novembre, il referendum, lì vi gioco tutto, spiega. Non conta la percentuale, ma che la riforma passi. Nel momento in cui sulla più importante di questa riforma non vi fosse il consenso popolare tale da far cadere il castello della riforma stessa, è principio di serietà politica trarre le conseguenze. Renzi si dice emozionato per quello che definisce un passaggio storico per il Paese. Ricorda l'ex presidente Napolitano, la sua spinta costituente. Ringrazia i parlamentari per aver restituito dignità al Parlamento. Cita Terracini, Dossetti, Calamandrei per rispondere una ad una alle obiezioni sollevate sul testo. Ci sono state più votazioni, interventi che nell'Assemblea Costituente, sottolinea il Premier. 83 milioni di emendamenti presentati, spesso osserva con l'unico obiettivo di non discutere nel merito delle cose. Una riforma continua che abbiamo tentato di fare insieme. Ma altri, i riferimenti a Berlusconi, dopo le elezioni Mattarella sono venuti meno all'impegno preso. Con la riforma ci saranno governi più stabili e meno sceneggiate delle opposizioni, quelle opposizioni, attacca, che si trovano a proprio agio più fuori dalle aule del Parlamento che dentro al dibattito costituzionale. Scappare dal dibattito chiosa è essere poveri i contenuti. È che oggi vince la democrazia. La democrazia non significa cercare di non far votare gli altri. La democrazia non si chiama ostruzionismo, la democrazia non si chiama fuga dall'aula quando mi accorgo di non avere i voti, la democrazia si chiama confronto, discussione e poi espressione libera e democratica di voto. In mattinata nel Veronese, dove visita prima alcune aziende, poi il Vinitaly, rimandare le riforme, risponde ad alcuni cronisti, la gente ci chiede di andare avanti, perché noi dovremmo bloccarle ancora? Dunque le opposizioni hanno lasciato l'aula per protesta, dai 5 Stelle nuovo appello al Quirinale. Paolo Cervelli e poi Claudia Mazzola. Mezzo emiciclo si svuota quando comincia l'intervento del Premier. Le opposizioni 5 Stelle, Forza Italia, Lega, Sinistra Italiana escono dall'aula e lasciano dietro di sé banchi vuoti e una coda. Accuse. Il Premier, dicono a una voce prima di abbandonare gli scranni, non ha ascoltato il dibattito, attardandosi anche alla buvette. Quindi ora noi non ci presteremo al suo gioco. Da Forza Italia Brunetta prende la parola e accusa in tono cupo. Questa riforma viene approvata a colpi di maggioranza, si sta calpestando la democrazia. Ora, visto che né io, né tutti i miei colleghi del mio gruppo parlamentare apparteniamo al Partito Democratico, lasciamo con grande dolore, con grande rammarico, quest'aula. In aula, dunque, solo la maggioranza, compresi i centristi ed NCD, i primi a decidere di disertare sono i leghisti, che non si fanno vedere nell'emiciclo per tutto il giorno, mentre le altre opposizioni si alternano nel perorare la richiesta di rinviare il voto sulle riforme, ottenendo la convocazione di una capigruppo nel tardo pomeriggio per discutere il calendario, ma con l'orientamento già chiaro della maggioranza di confermare i tempi. Bisogna rimandare il voto, insiste invece Sinistra Italiana, perché, dice Scotto, in 10 giorni il governo sarà sottoposto a 2 fiducie, una con la mozione in Senato e una di fatto col referendum del 17 aprile. Che senso ha votare prima della prova di Palazzo Madama? Fanno eco i 5 Stelle che spostano la loro protesta all'esterno. Non escono solo dall'aula i 5 Stelle ma addirittura dal palazzo. Nuovo sit-in davanti a Montecitorio. Renzi parla da solo nell'emiciclo, la sferzata grillina. Obiettivo della protesta far slittare il voto sulla riforma costituzionale a dopo la mozione di sfiducia calendarizzata in Senato per il 19. Se il DDL Boschi non slitta che fate? Nessuna azione è esclusa. Se Renzi va di fretta sulla riforma costituzionale, ci faccia votare in fretta la mozione di sfiducia. L'hanno calendarizzata loro tra una settimana. Potevano anche metterla oggi e domani, se superavano la prova della fiducia in Senato, avrebbero potuto votare le riforme costituzionali. Nel movimento sperano in un intervento del presidente Mattarella, al quale venerdì hanno chiesto un incontro da tenersi.
prima della chiusura del capitolo riforme. Lo stesso Grillo oggi a Roma chiama in campo il capo dello Stato perché si faccia sentire anche sul fronte referendum. Segue l'appello a votare sì, dovete farlo sulla fiducia, dice Grillo, che lancia la stoccata al governo per la mancanza di un piano energetico di lungo periodo. Poi sulla pubblicazione delle intercettazioni private. Beh, da lì vedi l'animo umano. Vedi a occhio, dici a quello che se famo prende perché te do questo, te do quell'altro, te me prendi questo, io te do quell'altro. È bello vedere, sentire queste cose. Io non ho niente da... Io sono intercettato da 25 anni. Io parlo col maresciallo, quando parlo sempre con qualcuno, dice maresciallo mi scusi, ha capito questa frase, la ripeto due o tre volte. Quindi non ho niente da eccepire su questo punto.